Grandi raga, bentornati qui nella Cucina per Tutti. Parlo soprattutto a voi oggi, carnivori che mi state seguendo. Ho appena ultimato questo bel carré d'agnello, mamma mia, da leccarsi davvero i baffi. L'ho fatto con il siraco, la scorza d'arancio, con il succo, con tante buonissime spezie. Non vi voglio subito svelare come l'ho fatto, perché ovviamente bisogna guardare tutta la ricetta completa. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati. Comunque, questo è un bel piatto, bisogna andarlo a gustare sempre alla fine, mi raccomando, perché ovviamente a video ricetta fatta sapete che lo andiamo a gustare insieme. Prendete nota quindi, perché questo è un tutorial, e mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ecco a voi ragazzi quali sono gli ingredienti. Qui abbiamo un carré di agnello per due persone. Per non impazzire fatevelo preparare dal vostro macellaio. Qui invece abbiamo del sale viola dell'Himalaya che dà quel senso di affumicato, in qualche modo anche di uovo. Questo invece è un bel bouquet di quattro spezie, tra cui mentuccia, rosmarino, salvia ed origano. L'equivalente di due cucchiaini di zucchero, un'arancia a polpa rossa di cui ci servirà sia la scorza che il succo, olio d'oliva e un bicchiere di sirap. Mettiamoci al lavoro. Cominciamo con la marinatura dell'agnello. Di conseguenza, io prima di andare a estrapolare il succo, con un pelapatate vado a togliere due pezzi, come vedete, di scorza, in questo modo, avendo cura di non prendere anche la parte bianca. Mi sono già preparato una vaschetta e proprio qui marineremo la carne. Andiamo a togliere il succo e poi possiamo mettere insieme tutti quanti gli altri ingredienti. Ci siamo ragazzi, come vedete io sto cominciando la marinatura, sto andando a mettere sui lati della carne, su tutti quanti, questo sale. È un sale molto particolare, come vi raccontavo prima, perché dà quella nota in qualche modo affumicato. Ovviamente un po' in cottura l'andrà a perdere, ma è quello che noi dovremmo fare, non dovremmo dargli ovviamente un sentore troppo forte. Come vedete io ho anche una pirofiletta molto piccola, perché? Perché voglio che ovviamente il succo vada a irrorare tutta quanta la carne. Quindi prendo le spezie, le vado a mettere sotto e vado a mettere in questo modo prima il succo d'arancia, come vedete, e poi il vino. Ecco qua. Vedete, in questo modo riusciamo a fare in modo che tutta la carne sia coperta dagli ingredienti che ci serviranno per andare a insaporirla. Io vi consiglio di lasciarla in questo modo anche a temperatura ambiente per una mezz'oretta e poi cominciamo con la cottura. Siamo quasi pronti per la cottura della carne, vado ad accendere a 200 gradi il forno perché ultimeremo la cottura proprio qui. Io per questa cottura ho scelto una pentola alta d'acciaio perché è un buon conduttore di calore ovviamente. Quindi vado ad accendere il fuoco e subito vado a metterci un bel giro d'olio generoso perché dobbiamo andare ovviamente a sigillare tutti i lati del carré d'agnello. Quindi aspettiamo che l'olio si scaldi, quando comincia a fumare mettiamo la carne. Siamo pronti! La marinatura utilizzata per il carré ci servirà proprio per andare a creare la riduzione. Vediamo l'agnello a che punto è e se è il caso lo andiamo a girare. Sì, lo giriamo da questa parte. Una cosa importante è che dobbiamo mantenere ovviamente l'agnello ad una temperatura all'interno del filetto, all'interno della parte che andremo a gustare, ad una temperatura di 60-65 gradi. Quindi io vi consiglio, se ce l'avete, di utilizzare un termometro. Il forno servirà ovviamente per andare ad ultimare tutta la parte di cottura sui lati che non riescono per bene a cuocersi nella pentola. Comunque andiamo avanti, crostigliamo per bene tutte le parti, facciamo sfregolare, facciamola sigillare la carne, così da creare anche ovviamente un bel colore, e poi filtriamo con un colino e andiamo a mettere nella stessa pentola dove sta ora cuocendo la carne la nostra marinatura pronta per la riduzione.
Se utilizzate una pinza come faccio io, state attenti a non bucare la carne, così rimarranno al suo interno tutti quanti i liquidi necessari per una cottura ottima e anche per mantenere la carne ovviamente succosa. Ora mi mancano solo, come vedete, di chiudere il lato sinistro e il lato destro e poi possiamo mettere in forno. Ok, io ho già preparato la carta da forno sulla placca e io vi consiglio, siccome questa è la parte diciamo rimasta un pochino più cruda, di andare a metterla quindi a faccia in su. Apriamo il forno e mettiamo dentro finché non raggiungiamo al cuore proprio i 60 o i 65 gradi. Per prima cosa prendiamo il nostro bel bouquet di spezie e lo andiamo a mettere nell'olio, ovviamente fumerà, quindi state attenti. Dopodiché prendiamo un colino, lo mettiamo sulla pentola e filtriamo la marinatura in questo modo. Così eliminiamo tutte quante le impurità, scoliamo per bene, non ci serve che mettiamo anche la scorza d'arancio perché ha dato già sapore alla marinatura, e andiamo a mettere l'ultimo ingrediente che ci mancava, ovvero i 2 cucchiaini di zucchero, e andiamo a girare per bene. Alziamo la fiamma, mescoliamo per bene, ragazzi, io ho alzato la fiamma, lasciamo insaporire per bene tutto quanto, abbiamo visto che filtrando le impurità si sono tolte, quindi non ci resterà solo alla fine di togliere le spezie che abbiamo messo per fare la riduzione. La carne è ben marinata, intanto in forno mi raccomando controlliamola, 65 gradi non di più, ovviamente questa riduzione nel finale alzerà ad un livello davvero top il gusto di questo bel carré d'agnello. Ok, posso togliere le spezie, hanno dato un bel profumo alla nostra riduzione, le metto da parte perché tanto non ci servono più. Stiamo concludendo appunto la nostra riduzione di vino e arancia, la carne è quasi pronta, fra poco impiattiamo. Ho spento il fuoco, fra poco vado anche a prelevare dal forno il carré, vi voglio però far vedere la consistenza della riduzione, cioè questa, guardate, se tirate con un leccapentola la riduzione si ricongiunge piano piano. Questa vuol dire che è fatta bene. Mi raccomando, questi sono i giusti passaggi per avere una riduzione fatta in questo modo. Dai, andiamo a impiattare. Guardate un po', ho lasciato riposare la carne, ma è cotta perfettamente. Non ci resta che andarla a tagliare. Questo è il colore che otterrete a 65 gradi, ma se la volete mantenere solo a 60 gradi avrete un risultato un pochino più rosa al suo interno. Ora prendo il piatto. Io ho scelto un bel piatto fondo perché rendiamo più scenografica la presentazione. Mettiamo intanto un po' di riduzione e sistemiamo la carne. Andiamo a mettere ancora un pochino di sale su tutti e 3 pezzettini che abbiamo adagiato sul piatto, giusto per dargli quel ricordo di affumicato, e decoriamo con qualche margherita e qualche fogliolina di mentuccia. Il piatto è pronto, lo andiamo ad assaggiare? Che bello, ragazzi, siamo finalmente arrivati alla prova dell'assaggio. Dai, andiamo a vedere senza troppe chiacchiere. Andiamo a prendere anche un po' di sughetto, un po' di riduzione e assaggiamo con le mani, perché ovviamente sono, diciamo, è un carré d'agnello tipo alla scottadito. Sentiamo un po'. Vabbè, ragazzi, ma non si parla con la bocca piena, è vero, ma è delizioso, morbidissima la carne, ma insomma questo sale viola affumicato dà veramente quel tocco particolare, che non è esagerato, perché con la carne d'agnello secondo me ci sta benissimo perché è molto delicata sotto certi aspetti. Ovviamente parlo ovviamente di questo taglio, il vino va a conferire un bouquet davvero ricco insieme alle spezie che abbiamo usato, e ovviamente la dolcezza dell'arancia va a completare il tutto. Quindi provate a farlo, è apprezzatissimo anche un like, e ci vediamo sulla mia pagina Instagram, dove vi tengo sempre aggiornati sulle cose che faccio. Quindi da Chef Fabio e dalla Cucina per Tutti ci vediamo alla prossima videoricetta. Ciao ragazzi!